del mio cuore, siamo tornati con la nostra umile pratica del Vangelo in casa. Per questo usiamo il Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec dagli Spiriti. Preghiamo. Questa preghiera è per quando siamo grati. Ebrei capitolo 13 al versetto 15. L'amore fraterno continui fra voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola, alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati, ricordando che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore a tutti e sia il talamo incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Talché possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà far l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vanno annunziato la parola di Dio, e considerando con mano finito la loro carriera, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non siate trasportati qua e là da diverse estranee dottrine, poiché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande dalle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono il tabernacolo, poiché i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario come un'offerta per il peccato, sono arsi fuori dal campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori del campo e andiamo a lui, portando il suo vituperio, poiché non abbiamo qui Perdona. Poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra, confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Amen. Oggi riflettiamo sulla seguente domanda: chi sono gli operai dell'ultima ora? Vediamo. Gli operai dell'ultima ora, capitolo 20. Istruzioni degli spiriti, gli ultimi saranno i primi. Missioni degli spiritisti, gli operai del Signore. Il regno dei cieli, infatti, è simile ad un padrone di casa che di buon mattino uscì a prendere a giornata dei lavoratori, perdone, dei lavoratori per la sua vigna, e dopo aver fissato coi lavoratori un denaro al giorno, li mandò nella propria vigna. Uscì verso le 9 e vide altri che se ne stavano in piazza senza far nulla, e disse loro: andate anche voi nella mia vigna e vi darò quel che sarà giusto. E quelli andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 15, e fece lo stesso. Uscito poi verso le 17, trovò altri che se ne stavano sfaccendati,
E disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Gli rispondono: perché nessuno ci ha presi la giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Venuta poi la sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede. Cominciano dagli ultimi fino ai primi. Si presentarono dunque quelli delle 17 ed ebbero un danaro per uno. Vennero in seguito anche i primi e pensarono di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per uno. E nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi non hanno lavorato che un'ora sola e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti fo torto, non hai fissato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso forse fare del mio quello che voglio? O vedi tu con occhio maligno che io son buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. San Matteo, capitolo 20, versetti da 1 a 16. Vedi anche parabola degli inviti a nozze, capitolo 18, numero 1. Ebbene, abbiamo finito la nostra lettura per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto me. Dio vi benedica a tutti. Bacioni. Ciao.